sempre cerchiamo di lavorare ancora la base, diciamo, del nostro power, sapete che è creata in sequenze, quindi prima serie, seconda serie, terza serie, quarta e quinta, ma oggi introduciamo alcune posizioni anche della seconda serie, quelle anche più semplici da affrontare. Vi darò tutte le informazioni nel caso abbiate bisogno ovviamente di fare la versione facilitata della posizione. L'ideale, ragazzi, mi sposto un attimo, sarebbe avere un mattoncino insieme a noi. Se non abbiamo un mattoncino, possiamo utilizzare anche un libro e lo spessore del libro a volte ci può aiutare. E niente, iniziamo la nostra pratica perché ovviamente tutto si spiega durante la nostra pratica. Quindi ci portiamo all'inizio del tappetino, i piedi alla stessa larghezza delle nostre anche. Un filo immaginario che ci allunga verso là. Iniziamo respirando lentamente e profondamente attraverso il naso. Proviamo all'inizio della nostra pratica ad allungare bene il respiro, un po' come facciamo quando ci sediamo a terra in vinyasa. Questo porta l'attenzione dentro di noi, ci centra. Perché anche se è una pratica molto fisica, il power yoga ricerca sempre la tradizione e nella tradizione, nello yoga, l'obiettivo è quello di andare verso se stessi, verso la realizzazione di noi stessi. Quindi porta l'attenzione dentro di te e se hai piacere prima di iniziare la pratica, formula un intento. Ciò che desideri per te oggi. Inspira, solleva le braccia, ruota i pollici verso l'esterno, espira, inclina il busto avanti, appoggia le mani sulle cosce e sulle ginocchia. Allinea la colonna, inspira, prendi spazio tra le vertebre, inspira, rotonda la colonna allungata, guarda lì. Inspira, allinea la colonna, inspira, avvicina il petto e le cosce. Di nuovo inspira, allinea la colonna, espira, schiena rotonda allungata, inspira, allinea la colonna, espira, petto sulle cosce, ancora una volta inspira, prendi spazio, espira, attiva bene l'addome, ultimo inspira, espirando appoggiamo il petto sulle cosce, le mani a terra, distendi la colonna, inspira. Due passi indietro, andiamo ad appoggiare le ginocchia a terra, allinea bene le mani, le spalle, le ginocchia, le anche. Inspira, estendi la colonna, guarda in alto. Espira, rotonda, guarda dove lì. Inspira, guarda in alto. Espira, guarda dove lì. L'ultima volta, guarda in alto, inspira. Espira, guarda dove lì. Allinea la colonna, inspira, sposta entrambe le mani avanti, avvicina la fronte al tappetino. Restiamo. Uno. Due. Mantieni l'ombelico retratto, lascia vedere le spalle. Tre. Inspira, torna, posizione legata. Inspira, avvicina i glutei e i talloni. Inspira, posizione legata. Inspira, glutei verso i talloni. Posizione legata, inspira. Inspira, segui sui palloni, scivola avanti con le mani, appoggia la fronte a terra a destra. Uno, rilassa bene la parte bassa della schiena. Due, rilassa il centro delle scapole. Tre, inspira, torna, posizione del gatto, punta le mani a piedi. Inspira, spingi dalle mani, porta indietro il peso del corpo, le ginocchia restano piegate. 1. Cerca di rilassare i polpacci. 2. 3. Inspiriamo, andiamo avanti con il corpo, ci portiamo nella tavola, stiamo tre respiri. 1. 2. 3. Ispirando appoggiamo le ginocchia a terra. Inspira, estendi la colonna uguale in alto.
Espira, rotonda, guarda le dita. Allinea la colonna, inspira, espira. Siediti sui talloni, appoggia la fronte a terra. Inspira, afferra con le mani i talloni. Espira, stacca i glutei del talloni. Avvicina la fronte, le ginocchia, resta un pericolo tratto. 2, crea spazio posteriormente tra le vertebre. E 3, ispira glutei sui talloni, sposta la fronte avanti. Inspira, torna, posizione del gatto, punta le avampiedi. Ispira, cane, faccia in più. Manteniamo le ginocchia piegate, distendiamo la gamba destra, tallone destro verso il tappetino destro. Uno, spingi con la mano sinistra. Due. Tre, piega il ginocchio destro, inspira. Espira, distendi il sinistro, tallone sinistro a terra. Uno, prendi con la mano destra. Due. 3, piega il ginocchio sinistro, andiamo di nuovo nella posizione della tavola, inspiriamo, espirando scendiamo col corpo a terra, le mani sotto le nostre spalle, inspira, estendi la colonna, inspira, ritorna, inspira, estendi, espira, ritorna, inspira, stacca tutto il corpo. Appoggia le ginocchia, inspira, siedi sui talloni, posizione del gatto, punta le avampiedi, inspira, inspira, cane, faccia in più, restiamo, 1, prova a stendere bene le ginocchia, 2, spingi leggermente la puntina verso l'alto, e 3, inspira, cammina, piedi tra le mani, inspira, avvicina la fronte, le ginocchia. Inspira, solleva le braccia. Esala, stiti. Suri Namaskara, saluto al sole. Inspira, solleva le braccia. Inspira, mani lati di piedi. Estendi la colonna, inspira. Cammina indietro, piegamento, espira. Cane, faccia in su, inspira. Cane, faccia in giù, resta 5 respiri profondi. 1, 2, cerchiamo di rilassare la parte posteriore del corpo. 3, rilassa bene le spalle. 4, 5, inspira, cammina, piegati tra le mani. Inspira, fronte, le ginocchia, inspira, solleva le braccia, esamastiti, inspira, solleva le braccia, inspira, mani lati dei piedi, estendi la colonna, inspira, cammina indietro, piegamento, inspira, cane faccia in su, inspira, cane a faccia in testa, 5 respiri profondi. Uno, i piedi sono la stessa larghezza delle tue anche. 2, obbedico sempre per il tratto. 3, inspira. 4, seguisci, respira sempre solo attraverso il naso. E 5, inspira, cammina, piedi tra le mani. Espira, fronte le ginocchia. Inspira, solleva le braccia. Esala, stiti. Ultima volta, inspira sulle braccia. Espira, mani da piedi. Inspira, guarda avanti. Cammina indietro, piegamento, inspira. Cane faccia in su, inspira. Cane faccia in giù, espira, resta. 1, cerchiamo di ascoltare bene il nostro respiro. 2, di rendere il nostro respiro calmo. 3, mantieni l'ombelico arretrato. 4, cerca l'allineamento della colonna. 5, inspira, cammina, piegati tra le mani.
Inspira, fronte, le ginocchia. Inspira, solleva le braccia. Isanasiddhi. Inspira, solleva le braccia. Inspira, mani da piedi. Inspira, stendi la colonna, guarda avanti. Cammina indietro, inspira piegamento. Inspira, cane, faccia in su. Inspira, cane, faccia in giù. Pieghiamo le ginocchia, inspiriamo ed espirando andiamo ad appoggiare le ginocchia a terra. Ruotiamo verso sinistra. Solleviamo il braccio sinistro verso l'alto. Chi se la sente può stendere la gamba destra dietro il resto. Uno, scendi tu. Due. Tre, posizione da piegamento, inspira, ispira, piegamento, inspira, cane, faccia in su, ispira, cane, faccia in giù, piega le ginocchia, inspira, ispira, ginocchia a terra, distendiamo avanti il braccio destro e indietro la gamba sinistra, restiamo, uno, spalla rilassata, due, tre, ispira, afferra con la mano il piede della caviglia, inspira, solleva la gamba, se riesci, resta, 1, 2, 3, ispira, mani, ginocchio a terra, ruotiamo verso destra, solleviamo il braccio destro, inspiriamo, chi se la sente porta dietro la gamba sinistra, resta, 1, lo sguardo verso l'alto, 2, 3, posizione da piegamento, inspira, espira, piegamento, inspira, cane, faccia in su, espira, cane, faccia in giù, piega le ginocchia, inspira, espira, ginocchia a terra, distendi avanti il braccio sinistro, indietro la gamba destra, resta, 1, cerchiamo l'equilibrio ragazzi, la stabilità, 2, le spalle e anche le mani. 3, ispira, afferra con la mano, piede della caviglia, chi riesce inspirando solleva la gamba, 1, 2, 3, ispira, mano e ginocchio a terra, punta l'avampiede, inspira, ispira, cane, faccia in giù, uniamo bene tra loro i piedi, alluci e talloni che si toccano, solleviamo la gamba destra e inspiriamo, ruotiamo leggermente l'anca ed espirando avviciniamo il tallone al gluteo, resto, mantieni le spalle ben allineate tra loro, 2, 3, distendi la gamba, allinea le anche, inspira, ispira, porta il piede destro tra le mani, ginocchio sinistro a terra, solleviamo le braccia verso l'alto, disegniamo una V a fondo numero 1, resta, 1, 2, 3, espira, appoggia le mani a terra, punta l'avampiede, inspira, distendi la gamba, espira, solleva il busto, disegna un cane inclinato a fondo numero 2, resta, 1, prova a ritrarre bene l'ombelico, 2, prova ad allontanare bene le costole dal fianco, 3, allunga bene la pelle del collo dietro la nuca, fai forza sull'addome, inspira, solleva le braccia, espira, mani a terra, posizione da piegamento, inspira, espira, piegamento, cane, faccia in su, inspira, cane, faccia in giù, espira, unisci, arroci i talloni, inspira, solleva la gamba sinistra, ruota l'anca, inspira, avvicina il tallone al gluteo, 1, non importa quanto vuoti, tieni le spalle allineate, 2, e 3, distendi la gamba, allinea le anche, inspira, espira, piede sinistro tra le mani, ginocchio destro a terra, solleva le braccia verso l'alto, disegna una V a fondo numero 1, resta, 1, come sempre ragazzi, cerchiamo di aprire bene il petto, 2, se
senza forzare troppo la parte bassa della schiena. Dentro l'ombelico. Inspira, espira mani a terra. Punta l'avampiede, inspira. Espira, distendi la gamba. Inspira, fondo con le due resta. 1. I tricipiti sono attivi. 2. Lo sguardo alla punta del naso se riesci. 3. Fai forza sull'addome. Inspira, solleva le braccia. Espira, mani a terra. Posizione da piegamento. Inspira. Espira, piegamento. Cane a faccia in su. Inspira. Cane a faccia in giù. Espira. Solleva la gamba destra verso l'alto. Inspira. Espira. Piede destro tra le mani. Solleva le braccia verso l'alto. Affondo numero 4, resta. 1. Se riesci, puoi unire le mani. 2. 3. Inspira, portati nell'affondo numero 2. Porta il peso sulla gamba destra. Stacca la gamba sinistra. 2. Rotola, resta. 1. Piede a mattare. 2. 3, inspira, torna, affondo 4, espira, mani a terra, posizione da piegamento, inspira, espira, piegamento, inspira, cane, faccia in su, espira, cane, faccia in giù, la mano destra afferra l'esterno della caviglia sinistra, resta, 1, espira. 2, 3, mano destra a terra, inspira, inspira, resta, solleva la gamba sinistra verso l'alto, inspira, inspira, piede sinistro tra le mani, solleva le braccia, affondo, numero 4, resta, 1, spingi bene il tallone destro indietro, 2, 3, inspira, affondo numero 2, inspira, quello 3, resta, 1, facciamo quello che possiamo, 2, cerca l'equilibrio del corpo, 3, lentamente torna, affondo 4, inspira, espira, mani a terra, posizione da piegamento, inspira, espira, piegamento, inspira, cane, faccia in su, espira, cane, faccia in giù, la mano sinistra afferra l'esterno della caviglia destra, resta, 1, espira, 2, 3, inspira, mano sinistra a terra, espira, resta, inspira, cammina più di mente tra le mani, espira, fronte le ginocchia, inspira, solleva le braccia, esala, stendi, bravi, molto bene, preparazione al saluto a sollevi, inspira, solleva le braccia, espira, mani lati dei piedi, inspira, guarda avanti, cammina indietro, piegamento, espira, cane a faccia in su, inspira, cane a faccia in giù, espira, solleva la gamba destra, inspira, piede destro tra le mani, inspira, solleva le braccia, unisci le mani, inspira, mani a terra, inspira, piegamento, cane a faccia in su, inspira, cane a faccia in giù, espira, solleva la gamba sinistra, inspira, piede sinistro tra le mani, inspira, solleva le braccia, unisci le mani, inspira, mani a terra, inspira piegamento, inspira, cane faccia in su, inspira, cane faccia in giù, resta, 1, 2, cerchiamo di rilassare bene il corpo ragazzi, 3, 4,
Inspira, cammina, piegati tra le mani. Espira, fronte le ginocchia. Inspira, solleva le braccia. E Samastiti. Surya Namaskara. Saluto al sole. No, si vede mascherà. Andiamo a fare per 2 volte il saluto al sole di. Se sei stanco, fanne solo uno oggi. Non ti preoccupare. Cerca di capire bene il passaggio dei piedi nel Surya Namaskara di. Vieni insieme a me. Sedia, piega le ginocchia, solleva le braccia, inspira. Espira, mani lati dei piedi. Estendi la colonna, inspira, cammina indietro, espira piegamento. Cane a faccia in su, inspira, cane a faccia in giù, espira. Ruota il piede sinistro, destro tra le mani. Guerriero 1, inspira, mani a terra, inspira piegamento. Inspira, cane a faccia in su, espira, cane a faccia in giù. Ruota il piede destro, sinistro tra le mani. Guerriero 1, inspira, mani a terra, espira piegamento. Inspira, cane a faccia in su, espira, cane a faccia in giù. Restiamo 5 respiri profondi. 1, 2, 3. Rilassa. 4 e 5. Inspira, cammina, piegati tra le mani. Espira, fronte le ginocchia, sedia, inspira. E Samastiti. Proviamo a farlo una seconda volta. Come dicevo, se si sente ti puoi fermare. Proviamo a dare il nome alle nostre posizioni anche in sanscrito, che è una lingua molto antica. Non importa se non ti ricordi, il suono di queste parole è fondamentale, quindi semplicemente ascoltale. Utkatasana, inspira. Uttanasana, inspira. Ardha Uttanasana, inspira. Cammina indietro, Chaturanga, espira. Urdhva Mukhasvanasana, inspira. Adho Mukha Svanasana, inspira. Ruota il piede sinistro, destro tra le mani. Virabhadrasana 1, inspira. Chaturanga, espira. Urdhva Mukha Svanasana, inspira. Adho Mukha Svanasana, espira. Destra ruota, sinistra tra le mani. Virabhadrasana 1, inspira. Chaturanga, espira. Urdhva Mukha Svanasana, inspira. Adho Mukha Svanasana, destra. 5 respiri profondi. 1, 2, cerchiamo di lasciarci andare un po' in faccia in giù. 3, gomiti leggermente ruotati all'interno. 4, 5, Adho Mukha Svanasana, inspira. Uttanasana, espira. Utkatasana, inspira. Samastiti. Molto bene. Un piccolo balzo mani ai fianchi, inspira e piega la stessa larghezza delle tue anche. Inspira, medio indice, afferrano gli alici. Inspira, distendi le braccia, destra su. Espira, testa verso le gambe. Pada Utkatasana. 1. Schiacciamo ragazzi bene gli alici a terra. 2. Sbilanciamo il peso del corpo in avanti. 3. Fai quello che vuoi, Tira ma senza forzare. 4. 5. Stendi le braccia, testa su. Inspira. Mani sotto gli avampiedi, inspira. Estendi la colonna, espira, espira, entri in Padmasana, resta. 1, respira, 2, peso del corpo.
leva il busto, inspira e samastiti. Bene, ok, andiamo a introdurre delle posture che avete già viste nella prima parte. Io ho fatto un qualcosina in più nel riscaldamento, qualcosina in più nella stabilizzazione. Ora andiamo ad aggiungere qualcosina in più anche nelle posture in piedi, non tanto, ok? Non aggiungiamo troppe cose oggi. Inspira, solleva le braccia, unisci le mani, espira, ferma anche le mani latine, estendi la colonna, inspiro, cammina indietro, inspira piegamento, inspira cranio faccia in su, espira cranio faccia in su. Ruota il piede sinistro, destro tra le mani, guerriero 1 inspira, guerriero 2 espira, distendi la gamba destra, inspira, inclina il busto avanti, occhio che l'apra fa questo movimento, inspira, entra in triconato nella posizione del triangolo, resta, 1, ricordati di ricercare l'allineamento della colonna, 2, ne abbiamo parlato questa settimana di vinyasa, così per tutte le pratiche di yoga che fai. 3, mento verso la spalla, sguardo verso la mano. 4, 5, inspira, torna, occhio, ma adesso ti serve il mattoncino se ce l'hai, un libro, qualsiasi cosa ti aiuti. Lo dobbiamo appoggiare avanti e leggermente più a destra rispetto al nostro piede. Se non hai il mattoncino, prova ad appoggiare la mano a terra. Se non riesci a stendere completamente la gamba, non succede nulla. Torna nel guerriero 2. 2, inclina il busto avanti. Appoggia la mano sul mattoncino a terra. Da qui, peso sulla gamba destra, stacchiamo la gamba sinistra. Per iniziare è comodo avere un supporto. Comunque non succede niente se non l'abbiamo. Mezza luna, ragazzi. Ardha Chakrasana. E restiamo. Con calma, quando ce la sentiamo, se ce la sentiamo, andiamo a guardare la nostra mano sinistra. Bravissimo. Inspirando, torniamo. Espirando, pieghiamo la gamba destra, appoggiamo il gomito sulla coscia o appoggiamo la mano all'esterno del piede e ci portiamo in Parsvakonasana. Resta. Allunga bene tutto il fianco. Mantieni bene l'allungamento. Inspirando torniamo, ruotiamo la mano destra e portiamo la mano sinistra sulla coscia, inspira, solleva il braccio destro verso l'alto, inspira, scivola indietro, contro postura del guerriero, resta, 1, 2, 3, inspira, torna, inspira, ginocchio sinistro a terra, mano destra sulla coscia, solleva il braccio sinistro verso l'alto, inspira, inspira, braccio all'esterno della coscia, le mani a preghiera, stacchiamo la gamba sinistra, Parsvakonasana, 1, premi bene una mano contro l'altra, 2, 3, 4, 5, inspira, torna, guerriero 2, mani a terra, inspira, piegamento, cranio faccia in su, inspira, cranio faccia in giù, espira, ruota il piede destro, sinistro tra le mani, guerriero 1, inspira, guerriero 2, espira, distendi la gamba sinistra, inspira, inclina il busto avanti, espira, entra in triconato. Resta, 1, guarda la mano destra, 2, allunga il centro del capo avanti, 3, vento verso la spalla, 4, 5, inspira, torna, espira, piega la gamba, se hai il mattoncino mettilo in avanti leggermente alla tua sinistra. Inspirando appoggiamo la mano sul mattoncino a terra, inspirando saliamo, Ardha Chakrasana, restiamo,
1, quello che riusciamo a fare, 2, piede a martello, e 3, inspira, torna, guerriero 2, espira, gomito sulla coscia, mano all'esterno, se ho il mattoncino posso appoggiare la mano sul mattoncino, par, svapponata, una destra, 1, 2, usa bene il respiro, 3, 4, 5, inspira, torna, guerriero 2, espira, ruota la mano sinistra, mano destra sulla coscia, solleva il braccio, inspira, espira, entra in postura destra, 1, 2, 3, inspira, torna, guerriero 2, inspira, ginocchio destro a terra, solleva il braccio destro verso l'alto, inspira, ispira, porta il braccio all'esterno della coscia, le mani a preghiera, punta i piedi se te la senti, stacca il ginocchio, parsa con l'altra, vi resta, 1, le mani premono bene una contro l'altra, cercano di ruotare, 2, 3, 4, 5, inspira, torna, guerriero 2, mani a terra, ispira, piegamento, cane, faccia in su, inspira, cane, faccia in giù, ispira, chiudiamo le gambe, ragazzi, facciamo un piccolo balzo e ci sediamo con le gambe distese avanti, andiamo in dandasana, la posizione del bastone, stiamo, 1, allungati bene, 2, tieni il retratto ombelico, 3, il mento leggermente verso l'esterno, 4, immagina un muro dietro la schiena, 5, espira, medio indice afferma gli alci, inspira, distendi le braccia a destra su, espira, entra in postura, Paschima Uttanasana, 1, sempre retratto l'ombelico, 2, con ogni respiro creiamo spazio tra le costole, 3, allunghiamo bene il centro del capo avanti, 4, 5, inspira, testa su, mani davanti agli avampiedi, espira, sai che puoi usare anche un aiuto, inspira, stendi la colonna, inspira, Paschima Uttanasana, 1, e respira, 2, rilasso sempre nelle spalle, 3, cerco di tirare i piedi se li sto afferrando, 4, 5, inspira, stendi la colonna, testa su, espira, afferra la parte laterale dei piedi, ruota leggermente i piedi verso l'esterno, inspira, testa su, inspira, Paschima Uttanasana, 1, quindi facciamo quello che possiamo, 2, 3, 4, inspira, testa su, espira, porta le mani dietro le glutei a circa 20 cm, solleva il bacino verso l'alto, pure sottanata la destra, 1, i piedi cercano il pavimento, 2, lo sguardo alla punta del naso, 3, 4 e 5, giù, incrociamo le caviglie, mani a terra, inspira, passo o balzo, piegamento, respiro, cane a faccia in su, inspira, cane a faccia in giù, espira, inspira, passo, balzo, gambe distese avanti, espira, porta il piede destro contro l'interno della coscia sinistra, afferra il piede sinistro, estendi la colonna, inspira, inspira,
respira e entra in genunchi, risalta la testa. 1. Cerca di mantenere le anche allineate tra loro. 2. La gamba ben distesa. 3. Il centro del capo che si allunga verso il piede. 4. 5. Distendi le braccia, testa su, inspira. Ispira, libera la postura. Destra avanti, inspira. Ispira, piede sinistro contro l'interno della coscia destra. Afferra il piede destro, estendi la colonna, inspira. Inspira, entra in genunchi, sistema. 1. 2. 3. 4. E 5. Inspira, testa su. Libera la postura, espira. Incrocia le caviglie, mani a terra, inspira. Passo o balzo, piega dentro, espira. Cane a faccia in su, inspira. Cane a faccia in su, espira. Inspira, passo o balzo, piedi avanti. Espira, porta la coscia destra al petto, ricordi di tenere un punto di distanza tra il piede e la coscia. Dritta la schiena, inspira, ruota verso destra, Marichasana C. 1. Piede sinistro, martello, cerchiamo di allungarci bene verso l'alto. 2. 3. Liberiamo la postura. Stendiamo avanti la gamba destra, inspiriamo, respirando, portiamo la coscia a sinistra al petto. Ruota verso sinistra, entri in Marichasana C. 1. Puoi abbracciare la gamba o portare il braccio esterno. 2. Importante mantenere l'allineamento della fronte. 3. 4. 5. Liberiamo la postura, espiriamo. Incrocia le caviglie, mani a terra, inspira. Passo, balzo, piegamento, inspira. Cane a faccia in su, inspira. Cane a faccia in più, espira. Inspira, passo, balzo. Stendiamo le gambe avanti. Inspira, porta entrambe le cosce al petto. Inspira, stacca braccia e gambe, Navasana resta. 1. Il petto si deve aprire la spina della dita. 2. Porto dentro della pancia. 3. Le braccia parallele distese. 4. E 5. Giù. Inspiro, sollevo. Espiro, mi siedo. Di nuovo una Navasana, se mi sostengo. 2. Per tutti lo sguardo agli alci. 3. 4. E 5 giù, inspiro, sollevo, espiro, mi siedo. L'ultima volta, ragazzi. 1, resisti. 2, 3, 4 e 5 giù, inspira, solleva, espira, ti siedi. Ultimo vinyasa, incrocia le caviglie, mani a terra, inspira, balzo, espira, piegamento. Cane a faccia in su, inspira. Cane a faccia in più, inspira. Inspira, balzo. Ci sediamo, gambe distese avanti. Inspira, piante le piedi a contatto. Afferra i piedi, stendi la colonna, inspira. Inspira, entra in barra con l'asta. 1. 2. 3, facciamo quello che possiamo. 4. 5. Inspira, sali. Viva, ritagliando, espira. Medio indice, afferrano gli alci. Inspira, estendi la colonna, testa su. Espira. Entra in postura. Upavista Konasana A. 1. 2. 3.
mettiamo con le mani le cosce, inspiriamo, ispirando scendiamo con la schiena a terra, andiamo ad afferrare con le mani le caviglie e piano piano appoggiamo i piedi a terra, solleviamo il bacino verso l'alto, ci portiamo in seduta in vedra, la posizione del mezzo arco, restiamo, uno, spingi forte, due, attento a non aprire le ginocchia, tre, apriamo bene le anche, quattro, e 5 giù, un inspiro profondo, un espiro profondo e saliamo di nuovo, 1, 2, 3, 4 e 5 giù, un inspiro profondo, un espiro profondo, l'ultima volta sali, 1, apri bene il petto, 2, 3, 4 e 5 giù, portiamo le ginocchia al petto, rilassiamo bene la schiena, dai che abbiamo quasi finito, mancano le nostre chiusure, braccia ai lati del corpo, solleviamo il bacino, andiamo ad appoggiare le mani dietro la schiena con le dita rivolte verso l'alto, inspirando distendiamo le gambe verso l'alto, saramba saravangana, restiamo, 1, sguardo alla punta del naso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, portiamo le gambe tese, espirando oltre la testa, all'asana, restiamo, 1, 2, 3, cerca di spingere gli ischi verso l'alto, 4, le ginocchia ben distese, 5, non forzare il collo, 6, 7, 8, 9, 10, chiudiamo le gambe, afferriamo con le mani le cosce, lentamente srotoliamo la colonna, una vertebra alla volta, distendiamo avanti le gambe all'incirca dove che si tocca, apriamo bene il petto e lasciamo cadere la testa indietro, Uttana Padana, 1, 2, caccia dentro l'ombelico, apri solo il petto, e lo sguardo alla punta del naso, 4 e 5 giù, se abbiamo bisogno ci copriamo, andiamo in Shavasana ragazzi, lasciamo cadere le punte dei piedi verso l'esterno, braccia spostate dal corpo, il palmo delle mani rivolto verso l'alto, chiudiamo gli occhi e ci rilassiamo. Mettiamo l'attenzione al piede destro, rilassiamo il pallone, la pianta del piede, le dita, il collo del piede, la caviglia, rilassiamo il polpaccio, il ginocchio, coscia, l'anca, rilassiamo tutta la gamba destra. Porta l'attenzione al piede sinistro, rilassa il tallone, pianta del piede, dita, collo del piede e la caviglia, rilassa il polpaccio, il ginocchio, la coscia, l'anca, rilassa tutta la gamba sinistra.
testa, la pancia, il petto, parte dei bassi, sali lungo la colonna, rilassa le spalle, rilassa le spalle, le braccia. Rilassa il collo e la nuca, rilassa il mento, le labbra, il naso, gli occhi e la fronte. Rilassa completamente il corpo, sprofonda con il corpo. Alleggerisci il corpo, dissolvi il corpo. Ringraziamo e ringraziamo noi stessi. Lentamente riprendiamo consapevolezza del corpo, iniziando a muovere le mani e i piedi. Pieghiamo le gambe, le avviciniamo al petto e ci curiamo dolcemente a destra e a sinistra. Ruotiamo sul fianco destro e con calma ci portiamo a sedere. Appoggiamo le mani sulla fronte e chiediamo di avere sempre pensieri positivi. Li appoggiamo sulle labbra e chiediamo di avere sempre parole amorevoli. Li appoggiamo sul cuore e chiediamo di avere sempre buone intenzioni. Namaste. Bene ragazzi, spero che la lezione sia andata bene. Fatemi sapere nei commenti com'è andata, se vi siete trovati bene, se le posture nuove vi sono piaciute. Fatemi sapere com'è andata la vostra pratica, le sensazioni che avete avuto, se avete piacere di condividere e di farmi ovviamente sapere com'è. Va bene, io vi ringrazio tantissimo.